Vai. Sopralluogo via Bolla, comitato anti-racket City Report. Guardate qui l'immondizia. Tutte queste porte qua. Oggi siamo qua con le telecamere Mediaset. Non si sa di chi sono questi, tutta questa roba qui in giro. Abbiamo incontrato già diversi stabili occupati. Niente, qui va bene, possiamo andare. Ok. Saliamo. Quello che vi stiamo facendo vedere chiaramente è una situazione di degrado portata all'eccesso, guardate le porte. I vetri che mancano. Insomma, in questo posto ne vedremo molte di questa situazione uguale, eh. Cristian, che ne pensi? Tu che è la prima volta che vieni qui? No, è la seconda volta. Ah, è la seconda. Penso che questa gente vive una situazione un po' più brutta. Purtroppo molti italiani qua sono anziani e devono subire le situazioni che altre persone vengono occupando gli immobili. Beh, di certo quello che state vedendo non è uno spettacolo edificante per una città come Milano. Adesso comunque vediamo piano piano e arriviamo al quinto. Arrivando abbiamo incontrato diversa gente seduta per strada con le sedie. Hanno fatto togliere via le panchine. Questo qui è uno di quei piani che va bene, è tenuto abbastanza in maniera decente, anche se le presenze sono quelle che sono. Saliamo. Siamo al quinto? Questo è il quinto piano, il famoso piano dove poi dovremo visitare questa signora e parlare con questa signora. Però vi salutiamo. A presto. Vai. Buongiorno a tutti, siamo in via Bolla, quinto piano. Stiamo venendo a fare una nuova perlustrazione di questo complesso che poche settimane fa, quando lo abbiamo visitato con le autorità, con le istituzioni, col presidente Laller, è stato pensato di buttare giù perché non è riqualificabile, è troppo costosa la riqualificazione. Però chi meglio di Giorgetta Pipilia, che qui ha vissuto, ha avuto tutti i suoi problemi, i suoi drammi che tutti conoscete, può dirci qualcosa? Buongiorno, allora io volevo chiedere, indietro di me al quinto piano numero 38 c'è una telecamera, vorrei capire perché. Io sono stata minacciata, avevo bruciato la macchina, non è che voglio farmi vantare, non ci ho messo la telecamera. Che cosa gestisce? Vorrei chiedere al presidente Reale se lui sa. E perché non tengo da parte a nessuno. Sono di origine rumena, sono italiana, ma perché si prendono con i Rom? Perché non si va a chiedere al Rom a chi ha pagato? Perché c'è ancora il racket. È vero, il Rom entra in casa, paga, subaffitta, fanno il cambio, ma perché non si va a fondere? È così, perché così ti porto le testimonianze, non dico le cazzate, sì, ti va... Perché non va così? Allora, diciamo che la situazione del racket esiste in tutti i quartieri, in ogni luogo, in ogni luogo c'è qualche nazionalità che è sopra le altre per questa situazione, sì, in base, sì, al numero, alla forza, al gruppo. Sì, sì, sì. In questo luogo ci viene detto che ci sono anche tanti italiani che occupano. Personalmente posso dirvi che io ho visto sia degli italiani sia degli stranieri che aprivano e sicuramente non erano Rom. Questo perché? Perché Rom non va ad aprirsi la porta di casa sua, piuttosto va a fare un altro lavoro, va a guadagnarsi i soldi, tra virgolette, rubando in un'altra casa. Diciamolo, ruba non è compito mio o di un altro, ma ci sono testimonianze. Allora, o si fanno puntate, vogliono buttarlo giù, ma perché hanno lasciato di fare questo schifo? Perché? Io questa chiedo. Perché nessuno è venuto in 4 anni che ancora sta indagando la polizia? Lo sanno loro che là, marocchino che mi ha bruciato la macchina, l'hanno portato via. La polizia sta indagando. Ma nessuno mi ha chiesto mai una volta come sta sua figlia. Diciamo che ci sono dei problemi anche con le nuove telecamere di cui mi parlava l'ultima volta il presidente, perché praticamente non si capisce come mai o vengono girate o vengono spostate, comunque non riprendono mai le cose che dovrebbero riprendere per cui sono state pagate. C'è stato 1 milione di euro di spesa in tutta Milano per queste telecamere e non si sa. Parlando di Haller, noi non è che abbiamo amicizia vincolante con Haller, noi siamo delle persone che criticamente guardano le situazioni come vanno. Haller negli precedenti 20 anni, non solo 4 o 5, non ha praticamente fatto nulla per alcuni quartieri, si è occupata solamente di sistemare delle persone a livello politico, a livello economico e a fare i suoi affari, infatti poi è anche scoppiata, era quasi in fallimento, è dovuta stare a risanare. Adesso pare che il nuovo corso abbia inizio, le persone possono dare un apporto a questa situazione.
situazione, chiaramente del passato ne risponderà chi di dovere davanti alla magistratura, davanti agli uomini, davanti questa agli uomini. Questa anche io, le denunce, abbiamo ma fatto tante denunce. Io sentivo prima la signora anziana che diceva che viveva barricata in casa. Non è vero niente, perché zingarono meno. Allora, dico una cosa. La sera qua com'è la situazione? Ascolti, io non abito qua, ma io ho visto personalmente anche al primo piano. Lei abita qua vicino, però. Sì, abito vicino, è l'anno scorso. Allora, se io ho paura di un zingarolo, io parlo di esperienza, non vado a casa là. Non accetto che il zingarolo viene a casa mia a mangiare, io non vado a casa sua a mangiare. Allora, quanto tempo tu vai a una persona di quale hai paura? Io non credo che hai paura. Qua. Perché io mi, lo dico sinceramente. Beh, ma la signora anziana c'ha 70 e passa anni, è lecito che abbia paura. Roma, non guarda che anche su via Pennini hanno scippato scorsa settimana una persona. Non si sa se sono Rom, Bangladesh, perché di qua in Appennini hanno messo che non capisci marocchini, Rom. Allora hanno scippato, anche da me sono stati scippi. E che facciamo? Diamo la colpa ai Rom? Ci si può essere anche rumeno come me, ci può essere l'italiano, ha paura. E ci sono le telecamere che hanno fatto? Allora tutti vogliono spostarsi via di qua, tutti hanno paura. E perché non escono in strada? Io questa vorrei capire. Sono usciti? Perché non hanno fatto le denunce? Perché non fanno le filmate? Questo chiedo. Come io ho fatto i filmati, mi sono messa in prima linea, ho portato la polizia, le cose, e allora fanno le indagini. Scusa, Cristian, è con noi anche Mary De Muzio, consigliere municipale zona 8, che è stata con noi un paio di settimane fa, quando è venuto il presidente, ha sentito tutto il discorso. Mary, due cose. La questione della telecamera, su cui tu eri più informata, lei ci ha detto una cosa, tu cosa sai di quella allora, telecamera? La signora l'ha messa perché ha paura che le entrano in casa. Sì, se tu metti una telecamera c'è paura che ti entra in casa, dai, parliamo. Ma dalla chiaro. Situazione ascolta, non è bella, dai. Non sono bei palazzi, ho paura sì. Che qua da c'è un po' di maretta qua, comunque la verità ve la dico io, qual è, per quello che posso dire da fuori, che comunque c'è gente che ha paura di uscire di casa. Anche io. Questa è la verità. Sì. Poi ognuno ha i tuoi metodi meglio ognuno possibili. Poi, esatto, in base all'età, in base alla cultura, in base a quello che vive normalmente, uno reagisce. Però di fatto qua c'è un clima di paura. Questo certo. È quello ma che ha fatto. Poi Mary, scusami, settimana scorsa anche tu eri qui presente quando è venuto il comune. Sono venuta sia con la commissione di sicurezza del municipio 8, sia due giorni dopo con Fabio Tenante. Sono ritornata adesso. Ascolta, già il fatto che oggi noi siamo venuti a venire qua con le forze dell'ordine è sintomo che comunque mancanza di sicurezza. Diciamo stand. Che la sicurezza è mancante, in alcune occasioni le forze dell'ordine si muovono più volentieri perché c'è il personaggio politico. Ed è chiaro, purtroppo la vita di tutti i giorni dei cittadini non è così, non possono chiaramente chiamare tutti i giorni i poliziotti e farsi accompagnare nel piano dove abitano, nel box, nelle cantine quando gli manca la luce, eccetera. Posso chiederti una cosa? Se è così, hanno testimoniato, ci sono i cellulari che possono testimoniare. Io questa voglio chiedere. Allora, è facile dire il Rom. Io voglio un video, uno solo, in quale un Rom aggredisce, perché c'è pure l'italiano. A me, chi mi ha minacciato è stato l'italiano. Ma questi fanno già la settimana scorsa, quando siamo venuti noi, quelli che ci hanno cercato di bloccare dietro erano. Sono i Rom, sì, ci sono i Rom e Rom. Non facciamo, ci sono rumeni e rumeni, ci sono italiani e italiani. Non facciamo tutti una fascia. Allora, ti posso dire che con lui, con Tullio, abbiamo fatto tante denunce, tante, perché si allanciavano e non erano, sono denunce di 3 anni fa, non esisteva nessun Rom qua. Nessuno, erano in italiano che ha contratto, questa da fastidio. Beh, qui comunque in realtà stiamo parlando di pericolo adesso in generale. Adesso sì, pericolo perché ci hanno lasciato di cioè, farsi un senza degrado. Nessuna specificazione sì, razziale. Sì, ma ti do ragione, perché qua c'è un malmaria, un degrado totale. Ma non possiamo dire che degrado è per colpa del Rom, degrado è per colpa dell'italiano che ha lasciato entrare, che non ha chiamato, che ha piaciuto di far così. Dai, perché se io chiamavo Daniele, le forze dell'ordine. Qualcosa? Allora, sono 5 anni che è così. Tullio, chiudiamo la diretta? Sì, chiudiamo anche la diretta, passeremo poi prossimamente alla scala a fianco dove ci aspettano delle persone che ci vogliono raccontare delle cose molto gravi che sono successe anche questa settimana. No, ma Tullio, ma grazie. Comitato. Guardate, si tira in porto, guardate qui, questo è l'appartamento, siamo venuti qui, c'è anche la polizia con noi, le telecamere di Mediaset, è stato abbandonato, si vede che c'era qualcuno che aveva qualcosa da nascondere, sono biciclette da bambino, anche più di una, la situazione è sicuramente limite, guardate qui i lampadari, è rimasto qui il telefono, quindi segno che se ne sono andati via da poco, vediamo quante biciclette ancora ci sono, ne abbiamo già contate 4, siamo alla quinta.
e poi soprattutto una batteria in camera, in bagno non l'avevamo mai notata in vita nostra, questa è una cosa nuova. Un complimento per l'impianto stereo che chissà da quale luogo sarà stato prelevato, e per ora vi salutiamo e andiamo avanti. Questa è la cucina. Ancora in diretta? Sempre in diretta. E quante persone siete? Perché avete occupato? Chi vi ha mandato qui? Siete arrivati e avete occupato una casa? O qualcuno vi ha chiamato, venite qui e occupate una casa? Qualcuno vi ha chiamato. Quindi continua la situazione del racket alloggi. Ma è un reato. Non so, ma mi ha detto che siccome io sono incinta, mi ha detto... Incinta nessuno la manda via. No, questo non vuol dire che sei in regola, eh. Vuol dire che c'è tolleranza, che lo Stato italiano ti permette come donna incinta di poter godere di alcune... Sei da sola o con chi sei qui? Ok. Ciao. Vieni. Lei è occupato da 2 mesi. Da quanto hai occupato tu? Ho pagato 1.300 euro. Però... E quindi avete sfondato la porta? No, o non siete entrati? Sono entrato direttamente, ho comprato solo questo. Cosa hai comprato? Vediamo. Solo questo. Okay. Quindi avete dato 1.300 euro in contanti? E sono entrata in casa. Tu, marito e quanti bimbi? Uno. E sono incinta. E sei incinta. Per questo mi ha fatto entrare, perché mi ha fatto entrare. Insomma, abbiamo capito che la situazione è sempre peggio. Insomma, in ogni casa che andiamo a bussare, come vedete, la situazione è sempre questa. Però adesso andremo a trovare più tardi anche gli italiani, quelli regolari, quelli che hanno il contratto, eccetera, che non sono molto contenti di vedere i loro contatori allacciati con impianti non regolari, che si trovano a pagare la corrente degli altri perché sono abusivi non regolari e vogliono avere gli stessi servizi di chi li paga. Comunque, per ora vi salutiamo e andiamo avanti. Sempre in via Buolla, stiamo finendo di fare il giro. Questo è uno dei cittadini, ci sta dicendo chiaramente che qua è pieno di topi, scarafaggi, eccetera. La situazione si può vedere. Come vedete, le macchine posteggiate, non è, ce ne sono ben poche con la targa italiana. Questo per non farsi registrare, non farsi controllare i redditi che chiaramente arrivano da espedienti e robe varie. E adesso stiamo andando a vedere, beh, qui ci sono le sedie, le immondizie, i camper. È un po' una succursale del campo rom dove stavano prima. Prima avete sentito una signora rom che ci ha detto proprio: io avevo comprato un terreno per farci la villetta, la casa, il giardino. Sì, ma in Italia ci sono delle regole, se compri un terreno agricolo, gliel'ho anche detto, gliel'abbiamo detto, ci si coltivano i pomodori, non ci si costruisce la mega villa con la piscina. Purtroppo questo è il permissivismo, il buonismo, il lassismo del governo italiano. Ma chi l'aveva comprato il terreno, dal comune o...? No, da un privato, i privati se lo sbolognano, perché chiaramente cosa succede? Quando tu ti trovi 3 o 4 persone che ti campeggiano già a fianco, se ti puoi liberare di un terreno dove poi, diciamoci la verità, i pomodori e le zucchine ormai non le coltiva più nessuno ed è un costo, riesci a sbolognarglielo a un prezzo molto più alto, glielo fai comprare a un prezzo molto più alto, per loro è un business. Quindi c'è anche una mano degli italiani in tante situazioni, non è che tutto è campato solamente per colpa loro, eh. Ci sono i facilitatori che gli indicano i palazzi dove andare ad occupare, e queste molte volte sono anche persone che vengono elette nei consigli comunali e dai cittadini che cercano un nuovo serbatoio di voto, queste persone. E poi ci sono quelli che ci guadagnano i soldi. Guarda, adesso ti fa vedere una cosa lui. Lui è un abitante del palazzo. Sì, è una persona molto attiva in questa zona che ci tiene a questo palazzo. Qui te piove, esce in un mare di acqua, vai dentro, qua. Sotto qui, questo qua, passa il gas del nostro, tutta la plastina, la zona nostra, è qua. Questo è un locale caldaie che, come diceva anche la cosa, dovrebbe essere chiuso, sigillato. Ma fatto la richiesta dell'AIA. Sì, è passato 4 anni, mai non voluto qua. Tanto il presidente dell'Aler Sala ci segue sicuramente. Certo, infatti questo ci ha chiesto di venire a dare un'occhiata. Il canale dell'acqua che scade, questo è chiuso, questo è chiuso con la terra. L'acqua ne scende giù e fa il mare sopra qua. Questo qua, questo va aperto, qui va aperto qua. E anche questa è una cosa che non si potrebbe fare, perché se in un palazzo normale ti ritrovi una situazione in genere, vieni multato. Questo è tutto il gas e l'acqua calda, che passa il gas, tutta la palazzina viaggia. Qui niente, pieno dell'acqua, qui della spazzatura sopra, butta la spazzatura da sopra,
Ah, la gettano dalla, bravo, dai piani. Dal bagno, dal bagno, vedi queste, ah, le finestre dei bagni. È un casino qua. La sera come si sta qua? Beh, la sera, ma dalla quella volta che è successo il casino si è calmato un po'. Che casino l'acqua è successo? Ne sono successi dal 42 lì, infatti ha toccato una bambina, ah, i zingari, noi tutti quanti sono tutti giù con le mazze e cose. Adesso comunque si è tranquillizzata la situazione. Po', l'hanno capito qua. Io so 26 anni questa qua, non ho mai visto questa porcheria. Ma quando è venuto qua all'inizio com'era la situazione? Era meglio? Meglio, meglio. Sì, meglio, sì, meglio. Sì, meglio. Boh, che non l'hanno fatta, non l'ho vista a voi, non hanno pulito tutta la zona. Sì, lo vedi che prendono le scope, quando ci vedono prendono le scope. Bravo, dopo che non è andato voi è tutto da capo a zero. È da capo a zero. Secondo lei cosa si occorrerebbe fare qua per migliorare? Allora, io le sentite. È che ci abita. Io le sentite che loro dicono che devono andare via la centrale dell'acqua vecchia, sì, via Milano, fuori Milano. Sì. Scusa, ma noi che parliamo di razzisti. Non è meglio andare a paese loro. Io sono d'accordissimo con te, purtroppo ci sono dei partiti che vengono eletti da tanti cittadini italiani che li votano e che queste persone gli vanno bene perché le sfruttano, lo sai che gli profughi li fanno lavorare a 1,09 euro all'ora? Tu ci andresti a lavorare a 1 euro all'ora? No, 0,9 euro. 0,9 allora, e che questo è lo sfruttamento totale. No, questo no, io non lavoro mai a 1 euro. Cioè, dalla busta paga, deve mettere regola. Ecco, questo è lo so. Ma cioè, questi secondo te. Io vado a andare a mangiare. Sì, ma ti dico, questi secondo te veramente vivono a 1 euro all'ora lavorando? Sì, fanno 5 ore a 5 euro e quella sera fanno quello che gli pare, occupano le case, sì, rubano spazio. Hai visto la prostituzione, quante prostitute ci sono? Comunque, no, sono contento di vedere perché tu sei uno che non molla. A me, questo qui, ha paura. Ha paura, che salta in aria. Scusa la parola, scusa la parola, cioè la parola viene qua. Questo qui, questo qua, è la centrale posta il gas. Anti-racket. Questa qui, la centrale di gas. Nella qui ci vengo di piede l'acqua, l'acqua esce fuori da qua. Cioè il canale non ce la fa buttare giù. È pieno di spazzatura. E sta 5 anni come hai fatto? Il contrario del fatto di questo qua. L'aria dice sì, la chiude, tutto, chiude, così è a pulire sopra. Niente, non è venuto mai. La paura mia è questa qui, a me toccato il palazzo intero, non me ne frega, le persone che stanno dentro, quello, le persone che stanno dentro. Chiaro. Peccato. Tullio, vuoi aggiungere qualcos'altro, scusate? Dimmi. Volete aggiungere qualcos'altro? No, finisco di parlare con il ragazzo, siamo a posto così. Un saluto a tutti, comitato anti-racket. Ciao, grazie a tutti.